giugno, il mio mese preferito in assoluto dell'anno. Eccoci qua con il nostro sesto consueto appuntamento di wrap up e TBR. Direi che cominciamo subito. Nel video precedente vi avevo parlato delle letture che avrei fatto nel mese di maggio. Avevo delle aspettative decisamente alte. Saranno state rispettate queste aspettative altissime? Andiamo a scoprirlo insieme subito. Prima di tutto vi voglio informare che non ce li ho qua con me perché sono abbastanza pesanti e sono sul mio comodino, ma non ho proseguito con la lettura né dell'Odissea né di Fit, perché sia io che l'amico con cui lo sto leggendo in parallelo siamo stati alle prese con altre letture, quindi ci siamo un po' arenati. L'Odissea invece mi risultava troppo pesante. Questo mese avevo voglia di letture super leggere e basta, non avevo voglia di intervallarle con l'Odissea. Ripeto, come ho già detto nello scorso video, un classicone di questa portata va letto secondo me con la giusta testa. Invece ho finito con anticipo la TBR mensile, il che mi ha permesso di avere un piccolo periodo di riposo, comunque di lettura senza impegno, oppure semplicemente di un periodo di riposo nel quale mi dedico magari a vedere film, insomma a fare altre cose. Ho iniziato questo mese con il secondo libro della saga di Alfie di Rachel Wells, ovvero Il gatto che insegnava ad essere felici. Questa seconda storia devo dire che mi ha entusiasmato molto meno della prima, penso che ne potessimo fare anche a meno. Il primo libro era molto molto più carino. Qua c'è stata un po' una cozzaglia di tematiche, buttate lì a caso, gli eventi erano troppo veloci perfino per me che amo i romanzi con un'andatura molto veloce. Mi ha preso molto di meno, è stata una lettura comunque leggera, piacevole, mi piacciono le storie che parlano di questo gattino, ma ne potevamo fare anche a meno e quindi gli ho dato 3 stelline su Goodreads. A seguire invece l'aspettativa altissima è stata pressoché rispettata molto molto bene, a partire da Zio Vampiro di Cynthia Di Grant. Nello scorso video vi avevo detto che questo libro mi sembrava una lettura carina, divertente, comunque il titolo richiamava qualcosa di divertente, non mi ero soffermata a leggere la trama, era uno di quei libri comprati alla cieca. Penso che sia stato uno degli acquisti migliori che io abbia mai fatto alla cieca. Questo libro, che si è guadagnato 5 stelline su Goodreads, è in sostanza una sorta di diario emotivo di una violenza domestica incestuosa da parte di uno zio nei confronti di una bambina che nel momento in cui leggiamo questa storia è adolescente. È un libro che ho letto veramente in un giorno, meraviglioso, super super consigliato, bellissimo, sicuramente lo porterò qua sul canale, non questo mese ma poi capirete perché, una recensione più avanti, perché merita di avere un video a parte per parlare solo di questa tematica, che comunque è una tematica che mi sta molto a cuore. Successivamente, aspettative altissime rispettate per questi 3, oh mio Dio, non riesco a tenerli in mano, libri di Silvana Gandolfi, che andavano a concludere il ciclo di libri che ho scelto per il 5 per un autore di questo mese, che è dedicato appunto a questa autrice. Tutti e 3 sono della Salani. Il primo che ho letto è stato Il Club degli Amici Immaginari, che è una sorta di sequel dell'Isola del Tempo Perso, che sapete benissimo essere uno dei miei libri preferiti. Il Club degli Amici Immaginari mi è piaciuto molto, anche se è partito un po' in sordina. È partito in sordina perché io mi aspettavo un vero e proprio sequel. Effettivamente i primi capitoli ti lasciano immaginare che sia un sequel ambientato sempre nell'Isola del Tempo Perso, che io ho adorato come universo. Invece la storia tocca delle vette un pochino più delicate, parlando di questo universo, allo stesso modo analizzato in maniera meticolosa come per l'Isola del Tempo Perso, per quanto riguarda gli amici immaginari, quindi come si costruiscono gli amici immaginari, perché ce n'è bisogno, perché il protagonista ha bisogno di un amico immaginario, e tutta questa storia che, vista con superficialità, è il classico romanzetto per ragazzini, invece ha delle sfumature molto 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 delicate e profonde che ti fanno ragionare su un aspetto della vita sul quale non ti soffermeresti mai, quindi si è guadagnato 5 stelline in corner, in calcio d'angolo. Allo stesso modo Aldabra, la tartaruga che amava Shakespeare, sempre di Silvana Gandolfi, sempre Salani. Nello scorso video vi avevo detto che mi ricordavo vagamente che parlasse di una tartaruga o comunque di una persona che si trasformava in una tartaruga. Effettivamente avevo ragione, mi ricordavo bene, ma rileggendolo alla mia età, questo libro mi è risultato
non profondo di più, perché va a parlare di una tematica che è quella del lutto, del distacco da un parente a cui si è molto affezionati, dal punto di vista di una bambina, Elisa, che è la protagonista appunto di questa storia. E dietro a tutta questa storia, che è una sorta di mega metafora, uscendo dalla storia, uscendo dai fatti che ti confondono in un certo senso all'interno di questa storia, uscendone ti rendi conto che in realtà questa è tutta una mega metafora per parlare del distacco di questa bambina, del distacco emotivo e doloroso che prova questa bambina nel vedere sua nonna deperire. Non so se l'intento fosse quello per Silvana Gandolfi, lo andrò a studiare e vi dirò meglio il 21, quando ci sarà appunto il 5 per un autore. Aldabra se ne ha guadagnate 5. Ha chiuso la TBR di questo mese, Pasta di Drago di Silvana Gandolfi, libro che avevo apprezzato molto da piccola, soprattutto per la suspense che ti lasciava sul finire, perché appunto parla di questa pasta di drago che arriva nelle mani di un cinquantenne qualunque che ne fa uso e comincia a ringiovanire velocissimamente. Mi è piaciuto, però io mi ricordavo che avesse un finale molto molto più, che ti prendeva molto di più e andavi in ansia quasi nei confronti del protagonista. Invece non ho notato questa cosa in una seconda lettura, e questo non gli ha fatto guadagnare le 5 stelline, perché è una cosa che mi ha deluso abbastanza. Io sono una persona che va a rileggere, riguardare i film, riguardare le cose, e mi aspetto di vivere pressoché le stesse emozioni quando vado a riprendere qualcosa che ho già visto o già letto. E invece questa volta l'ho visto proprio sotto una luce diversa. Una storia molto carina che ti fa entrare nella cultura nepalese, e le parentesi culturali normalmente non mi piacciono particolarmente, ma in questo caso le ho apprezzate tantissimo. I personaggi sono molto belli, la storia di per sé è molto bella. Forse trago la conclusione che mi sia piaciuto meno rispetto alla prima lettura, perché nel frattempo ho letto tanti libri che parlano delle stesse tematiche, quindi del valore del tempo, dell'età, dell'uso che si fa del tempo e via dicendo, e quindi forse non l'ho apprezzato come avrei dovuto e si è guadagnato 4 stelline. Finita il wrap up delle letture di maggio, passiamo alla TBR di questo mese. TBR molto molto varia. Le letture che non avevo più intenzione di fare, romanzi che avevo lì da un sacco di tempo e via dicendo, e poi andiamo a scoprire quale sarà il prossimo autore per il 5 per un autore, che sarà il 21 settembre. Il primo libro di cui parlo è una rilettura di Clochino, Pollyanna di Eleanor Ogman Porter, un libro che mi è piaciuto molto e che ho nominato molto spesso in questa quarantena, perché tutti i giorni quando mi svegliavo magari un po' triste, un po' svogliata, io pensavo sempre a Pollyanna e alla vita sfortunata che aveva questa bambina. Mi è venuta voglia di rileggerlo, non fa parte dei famosi libri che io sto cercando di smaltire prima di acquistarne altri, come da fioretto fatto quest'anno. Però avevo voglia di rileggerlo, e io penso che quando si ha voglia di leggere un libro bisogna assolutamente rispettare questa cosa. Continuiamo poi con la saga di Alfie, quindi il terzo libro della saga di Alfie di Rachel Wells, che è Il gatto che regalava il buon umore. Io spero che non sia una di quelle saghe del quale ami il primo e poi a scalare vai a disprezzare sempre di più i seguiti. Ho delle aspettative, non dico altissime, perché sarei un'ipocrita dire che ho delle aspettative altissime per una storia così leggera, però spero che perlomeno sia di intrattenimento un pochino di più rispetto al secondo, e comunque mi faccia entrare un po' di più in tematiche che non sono ancora state affrontate, insomma in generale che mi sia di intrattenimento. Mi accontenterei anche solo di questo. Poi io ho sempre il pensiero e la speranza che si ritorni agli albori del primo con l'entusiasmo, ma magari sono cambiata anche io come persona, perché il primo l'ho letto forse 2 o 3 anni fa, quindi capisco se magari adesso non mi prende più così tanto, però oramai ce li ho qua e finiamola sta saga. Poi abbiamo un libro che sicuramente avrete già visto nel Bookshelf Tour, un libro che avevo acquistato, forse addirittura mi era stato regalato da mio fratello per un compleanno, andando a vedere sulla lista infinita di libri che avevo segnato quell'anno, che è stato l'anno che avevo aperto il canale, che avevo provato a leggere un po' di tempo fa. Mi era risultato molto stupido, molto, non pesante, però proprio stupido, e quindi Per sempre noi di Sarah Dessen. Parla questa storia di Sydney, che è una ragazza abbastanza fragile, in quanto la famiglia si preoccupa principalmente per il fratello maggiore dopo che quest'ultimo ha fatto un incidente in macchina da ubriaco, e quindi si preoccupa principalmente del futuro di Peyton, che è appunto il fratello maggiore di questa ragazza, mentre Sydney viene abbandonata un po' a se stessa nonostante sia una ragazza impeccabile. Questa ragazza fa amicizia con Lila, che invece è l'opposto di lei. Questa è un po' la premessa di questo libro. Io non so se sia effettivamente un romance oppure di quei romanzi
travestiti da romance che in realtà poi parlano di tutt'altro. Voglio dargli un'altra chance, voglio dargli un'altra speranza, perché quando l'avevo preso in mano ero concentrata su dei classici e quindi forse mi sembrava stupido soprattutto per quello. Adesso che ho preso la mano con i romance Newton Compton, oramai sono 3-4 mesi che sto ricominciando a leggere questo genere molto molto leggero, ci riproviamo, vediamo cosa succederà. Infine vi porterò sul canale un autore che secondo me molti di voi, soprattutto gli amanti del romance, adorano e non vedo l'ora di iniziare a leggerlo, perché è tantissimo tempo che voglio approcciarmi con questo autore. Dato che sapete benissimo io adoro le storie d'amore e romance, questo autore è un caposaldo del genere. Vi porto qua sul canale il 21 settembre, ma piano piano con le varie letture nei video relativi, Nicholas Sparks, e inizierò da I passi dell'amore, che è un film che io adoro e quindi suppongo di adorare anche il libro, ma è sempre una supposizione, e Le parole che non ti ho detto, di cui invece non so praticamente nulla, ma che so essere uno dei romanzi più belli di Nicholas Sparks. Ovviamente la selezione io l'ho fatta sempre su una base di audience, spero non sia una delusione, io suppongo non lo sarà, ma spero non sia una delusione. Diciamo che la TBR di questo mese si basa sulla parola supposizione, suppongo che queste letture mi saranno tutte abbastanza piacevoli, magari non saranno le letture della mia vita, ma mi saranno tutte abbastanza piacevoli. L'unica lettura di cui sono certa che sarò soddisfatta sarà Pollyanna, che comunque è un classico che mi è sempre piaciuto moltissimo ed è un po' una rilettura rilassante, ecco, vado sul sicuro. Invece gli altri sono una mera supposizione. Spero che queste letture che ho intenzione di fare vi interessino, nel caso fatemelo sapere qua sotto nei commenti, insieme al fatto se li avete già letti, se vi incuriosiscono. Per continuare a seguirmi, cosa potete fare? Mettete un like, se vi è piaciuto questo video condividetelo con le persone che possono essere interessate, ma soprattutto su tutti i vostri social. Iscrivetevi al canale per non perdervi neanche un video e ancora di più per non perdervene neanche uno, cliccate sulla campanella. Qua trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e sostenermi. Invece qua sotto in descrizione trovate la mail per le corrispondenze e collaborazioni, al quale potete scrivere in qualunque momento, io vi risponderò sempre con immenso, immenso piacere. Il prossimo video sarà domani 2 giugno con il primo appuntamento del mese con Danza con Joe, e sarà un video secondo me molto molto interessante, quindi non perdetevelo. Il prossimo wrap up e TBR ovviamente sarà il primo di luglio. Devo ancora decidere se fare una pausa estiva, ma vi farò sapere più avanti. Tante care cose, vi mando un grosso bacione e ciao!